Buongiorno a tutti e benvenuti al TG regionale e meteo regionale di Friuli Giulia del weekend e di oggi, eccetera. E vedremo anche il meteo del Friuli Giulia. Scusate veramente per non la presenza di questa settimana passata, non presente, ma come ben sentite un po' la bocca, non sto tanto, non passata una settimana non tanto buona. Cioè, male alla lingua, vesciche in bocca e quando si parla è un po' difficile, soprattutto quando si ha una vescica sotto la lingua è peggio ancora, che mi stavo guarando, bene o male, sto facendo lavaggi di colore, eccetera, quindi può succedere. Lavare i denti di continuo, non preoccupatevi, però può succedere che col cambiamento della temperatura alcune cose possono succedere, a parte il raffreddore, che quello ormai si conosce. Intanto riprendiamo un po' il TG e andiamo un po' a vedere le notizie più integranti. A Udine, raid di un condominio in pieno giorno si trovano a tu per tu con i ladri. Il funerale di Duomo fu alla commossa per l'addio a Daronco. Delirio d'Orlando, funerale di Mazzecca, Muzzana si stringe al dolore dei genitori di Francesco. Pieve presa a sprangate il cognato, torna a casa col braccialetto. Raccolta rifiuti casa per casa, già 9.000 udinesi su 11.600 utilizzano i nuovi bidoncini. La storia a casa la vita pericolosa di Diego Bortolin. La mia avventura piena di tentazioni. Altre notizie, cura del lutto della chiesa, è morto ieri notte Monsignor Pietro Prollo, già arcivescovo di Udine. Domani i funerali in Duomo a Udine. Mattino. Andiamo a vedere altre notizie, dove l'anziano decimo madre denuncia il figlio ai carabinieri, arrestato. Il dramma ha trovato morto la maestra, un 24enne friulano, in uno dei soccorsi del 118. A scuola, 29 anni, il proprio più giovane del Friuli. Altre notizie, polemiche in aula, scontro sulla famiglia, PD replica l'attacco di Fedriga, sono solo fake news. Dopo l'acquisizione di Pallini e Bertoli, Antonio Mancegaglia, pronto 15 milioni e nessun esubero. A fondo di sopra, sicurezza negli impianti di risalita, l'esentazione del soccorso alpino è speleologico. Colleghi delle ferrovie, pendolari si apre un confronto anche con RFI e Trenitalia. Udine, prestazioni mediche gratuite per le persone in difficoltà. Operazione caccia illegale, sequestrati 342 uccelli vivi e quasi 300 impagliati. 11 gli indagati. Le notizie sull'ondata economia, Mercegaglia ha acquisito, come dicevo, dai russi Evra, Lappalini e Bertoli. A Udine ancora scoperto un nuovo meccanismo di resistenza delle cellule tumorali. Dal NOE rifiuti plastici si è sequestrato un impianto, denunciate ben due persone. Altra notizia ancora, il raggiro, suo figlio ha bisogno di 3.500 euro li prepari, anziana truffata da un falso avvocato. Il dramma anziana scomparsa a Canova, rinvenuta morta in un canale. Il colpo in un negozio, falsa cliente ruba gioielli per 15.000 euro. Altre notizie, andiamo un po' a cercarle. Andiamo un po' a dirvele più importanti, come quella sulla bella iniziativa. A 24 anni apre il primo e unico negozio in regione di alimentazione naturale per cani. Il negozio aprirà in piazza Colonia a gennaio. Il titolare si chiama Paride Feruglio e vive a Plaino. Ha lasciato gli studi per occuparsi della dieta dei suoi cani. Salute dal Consiglio regionale e social, la diatriba sull'assistenza ai malati diventa propaganda. Il PD presenta un emendamento per raggiungere ai familiari
una rete di supporto informale a favore dei malati, la Lega ha accusato il Dem di voler eliminare il congedo di famiglia. Scosa piena, da quest'anno si possono salvare anche i cani. I temi si sono stati fortunati anche per questo genere di operazione. Notizie a Udine: è scoperto un nuovo meccanismo di gestione del cellule tumorali. Infatti, è l'esito di lavoro di gruppo di giovani ricercatori del Dipartimento di Area Medica, coordinati da Claudio Bargolini. Altre notizie? Non ce ne sono. Quelle più che altro, quelle delle visite gratuite a chi non può permettersi al Policlinico di Udine. Arriva anche in Friuli la ONLUS, la banca delle visite, che si occupa di pagare visite mediche, esami, prestazioni sanitarie a chi vive in condizioni di disagio economico e sociale, fondamentalmente anche il sostegno del Comune di Udine con il servizio No al Solit Udine. Altre notizie, quella sulla cronaca della scuola: i carabinieri con i cani trovano una tela marijuana, sostanza stupefacente, ed era nascosta nel tragitto che solitamente utilizzano gli studenti dello Stringa e del Marinoni. Andiamo un po' a vedere il meteo. Andiamo un po' a cercare. Allora, le situazioni generali: si prevede che le correnti occidentali, prevalentemente secche, interesseranno un'area alpina nel fine settimana, mentre nell'altro Adriatico tenderà a permettere a premere aria umida dei bassi strati. Lunedì passerà un fronte atlantico, ma e martedì arriverà aria più secca che lo segue. Andiamo a vedere il tempo per domani, sabato 7 e 9 dicembre. Di notte fino al mattino cielo in prevalenza nuvoloso. In giornata avremo in genere bel tempo sui monti e alta pianura, variabile sulla bassa pianura e costa. Sulla bassa probabilmente foschie e possibili neve notturne. Verso Trieste potrebbero prevalere anche la nuvolosità. Le temperature in pianura si vedranno intorno a meno 2 più 2 gradi, e in costa la minima da 7 a 9 gradi. In pianura e costa le massime intorno ai 10-12 gradi. Millimetri 2 gradi, 3 gradi la media. Andiamo a vedere il tempo per domenica 8 dicembre, seconda domenica del mese. Sui monti cielo sereno poco nuvoloso, salvo qualche nube in più sulle prealpi. Sulla pianura e costa cielo variabile, coprabili foschi e possibili nebbie notturne sulla bassa. Verso sera aumenta l'umidità su tutte le zone. Temperature in pianura si vedono intorno ai 0-3 gradi e le minime. In costa le minime 6-9 gradi, le massime intorno ai 10-12 gradi in pianura e in costa. 1000 metri 2 gradi, 2 metri 0 gradi la media. Andiamo a vedere il tempo peggiore per inizio della prossima settimana. La tendenza si prevede che sarà brutto tempo per il 9 dicembre. Cielo da poco coperto a est con piogge moderate, a nuvoloso a ovest, con precipitazioni deboli e intermittenti, nevicate moderate oltre i 700 metri circa sulle prealpi Giulia, sulle deboli oltre i 1000-1200 metri circa sulle altre zone. Sulla zona di Trieste le piogge potranno essere più abbondanti. Le temperature in pianura si vedranno intorno minime ai 5-8 gradi, le massime intorno ai 8-10 gradi. In costa minime da 8-10 gradi, le massime intorno ai 10-12 gradi. 1000 metri 2 gradi, 2 metri meno 2 gradi la media. Infine, il tempo per la tendenza di martedì 10 dicembre: si verrà bel tempo con venti sostenuti e freddi da nord ad alta quota. Le temperature in pianura si verranno intorno ai meno 2-0 gradi e in costa minime da 5-7 gradi. In pianura in costa le massime intorno ai 10-12 gradi. 1000 metri 0 gradi, 2 metri meno 8 gradi la media. Grazie a tutti voi di Algiardesta e Radio. Mi dispiace tanto per non essere stato presente. Spero nella prossima settimana di migliorare, di avere meno vesiche in bocca e stare meglio, però ho voluto lo stesso tenerci a oggi a essersi presente. Mi dispiace che è questo, ma sono malanni di stagione. Io vi ringrazio per l'ascolto e che dirvi buona giornata e buon proseguimento del fine settimana. Ci sentiamo, spero, lunedì con meno, come dicevo, meno malanni di stagione. Grazie a tutti voi, da E mandi mandi da Udine, è tutto. Ciao ciao.